Ed eccoci di nuovo qua. Domani il 27 giugno e da domani la Tunisia riapre le proprie frontiere, gli spazi aerei, gli spazi marittimi. Quindi si potrà di nuovo venire in Tunisia a fare turismo, venire qua anche per prendere residenza, insomma, diciamo, tutto ritorna come prima, con delle condizioni. La Tunisia è riuscita, e su questo non c'è alcun dubbio, a contenere con grande efficacia la diffusione del virus, tant'è che da tutte le organizzazioni internazionali è considerata uno dei 10 paesi più virtuosi del mondo. Un dato tra tutti è qui i decessi sono stati 4 per ogni milione di abitanti. Se vogliamo fare il paragone con l'Italia, che ha 60 milioni di persone e quasi 35.000 vittime, e sono 1.700 vittime per ogni milione di abitanti, quindi vi fate un poco il conto. La Tunisia, che continua a avere paura dei contagi dall'esterno, ha diviso i paesi del mondo in 3 fasce. La fascia verde, che sono quei paesi che loro ritengono siano riusciti a contenere con efficacia il virus, quindi sono abbastanza sicuri, che è la zona verde, e sono 45 paesi. Tra questi paesi c'è l'Italia, c'è la Germania e c'è anche la Cina. Questi paesi della fascia verde potranno venire in Tunisia senza alcun tipo di condizioni, cioè non dovranno fare quarantena o contenimento, non dovranno esibire un certificato che attesti la loro negatività, che sia un tampone laringofaringeo, che sia un test sierologico, dovranno venire poi fare quello che vogliono qui in Tunisia, esattamente come prima. Poi ci sono i paesi che sono un po' meno virtuosi di quelli della fascia verde, che sono nella fascia arancione. Le persone che vengono da questi paesi, tra i quali per esempio la Francia, la Spagna, dovranno, sia che si tratti di spagnoli o tunisini emigrati in Spagna, sia che si tratti di francesi o tunisini emigrati in Francia, per venire qui in Tunisia dovranno sottoporsi a 14 giorni di quarantena, che sia albergo, che sia in casa, chiamata quarantena volontaria ma obbligatoria, dove le autorità sanitarie telefoneranno almeno un paio di volte al giorno. Qualcuno, un po' come gli arresti domiciliari, a volte ti viene la visita della polizia a controllare se sei davvero in casa, avere con sé un certificato di un tampone laringofaringeo, il famoso tampone PRC, che è stato effettuato entro 72 ore dalla partenza. I paesi che non sono inclusi nella fascia verde o nella fascia arancione sono considerati zona rossa per la Tunisia, quindi non potranno entrare nemmeno con 10.000 tamponi, nel senso che non ci saranno voli, le frontiere per questi paesi saranno chiuse. Tra questi paesi c'è per esempio il Belgio. Il fatto che sia impedito l'accesso in Tunisia a chi proviene dal Belgio ha fatto andare su tutte le furie, non soltanto il governo che chiede spiegazioni per tale decisione, ma soprattutto da parte degli emigrati tunisini in Belgio, che sono tanti e che si possono scordare di venire qui per passare le vacanze e rivedere i loro cari. Questa classifica, chiamiamola così, non è una classifica definitiva, nel senso che il governo ha fatto sapere che ogni settimana queste liste saranno riviste alla luce dei numeri sull'epidemia che ci sono nei vari paesi. Questo vuol dire che qualche paese che oggi è in zona verde, quindi liberi tutti, non è detto che fra una settimana, se cambiano le condizioni in quel paese, non passi in zona arancione, quindi con quarantena e tampone, oppure in zona rossa, che significa che qua non ci mettono piede, o viceversa. Cioè è una classifica che può andare sia a scendere sia a salire. C'è un caso in Tunisia che è il caso della città del governatorato di Tatouin, che è nel sud
della Tunisia, dove è bene non programmare un viaggio almeno in tempi brevi. Non per quanto riguarda la diffusione del Covid, perché è un governatorato assolutamente Covid free, nel senso che dal 26 aprile ad oggi, quindi per più di 40 giorni, non è stato registrato nessun nuovo caso positivo. Rimane lo stesso una zona molto calda, non soltanto per la temperatura, perché siamo praticamente alle porte del deserto, ma perché è una zona calda anche dal punto di vista sociale e politico. In Tunisia la povertà è abbastanza diffusa, è inutile che ve lo stia a ricordare. Il sud della Tunisia è ancora più povero che il resto della Tunisia e soprattutto la fascia costiera, che è quella non più ricca ma meno povera. Negli ultimi 10 giorni, 2 settimane, ci sono stati dei violenti scontri tra dei giovani e la polizia, giovani che protestano contro il governo regionale e il governo nazionale per la mancata attuazione di un accordo fatto tra loro e il governo precedente, quindi un anno fa, su un piano di lavoro e di sviluppo che è rimasto lettera morta. E siccome è risaputo che tutte le varie rivolte nascono dalla fame, poi vengono vestite col vestito dell'ideologia, della religione, motivi espansionistici, ma alla base è sempre la fame, quella che alla base di tutte le rivoluzioni, da che mondo è mondo. Tatooine è una città meravigliosa che comunque andrà visitata, magari non adesso, perché è tutta la zona, come tutto il sud della Tunisia, dove sembra di fare un viaggio nella macchina del tempo e tornare a 250 milioni di anni fa. Pensate, qua c'erano i dinosauri. Sono delle città che, come vedete, sono città che hanno un fascino enorme, case scavate nella roccia o sottoterra, ed è un peccato che non ci sia un'attenzione maggiore verso queste zone che vanno comunque valorizzate. Il disagio aumenta, a parte la rabbia che monta qui a Tatooine, dove per ora ci sono dei contatti che stanno discutendo governo nazionale, governo regionale e manifestanti per trovare un punto d'accordo che è l'attuazione di quel piano sottoscritto dal governo precedente e il rilascio delle decine e decine di ragazzi che sono stati arrestati durante gli scontri. E sempre nel sud non è un buon segnale una rabbia che comincia a montare a Duz, che è un'altra delle porte del Sahara. È interesse di tutti che si trovi un accordo, perché se scoppia una parte della Tunisia, scoppia la Tunisia, e se scoppia la Tunisia, scoppia il Mediterraneo. In ogni caso, la buona notizia è che da domani c'è il liberi tutti, almeno per chi viene dall'Italia, per venire qui in Tunisia.